quanto riguarda l'appuntamento richiesto dalla Presidente Nove a demolizioni avviate mi sembra strumentale. Io gliel'ho dato perché non nego appuntamenti a nessuno, ma è la prima volta che chiedevo un appuntamento e gli è stato dato. Un appuntamento che non è stato richiesto a me precisamente col fine di annullare o sospendere demolizioni. Questa non è la casa di Elisa Lodi, del sindaco, questo è un impianto sportivo a servizio della città, a servizio di più discipline sportive e a servizio delle scuole. Che aspettavamo due righe scritte proprio a garanzia che i lavori non sarebbero incominciati prima di martedì 9, anche perché in base a questo l'attivista è sceso, se no l'attivista aveva lo zaino pieno per passare anche le notte. Ma come potete legittimare il comportamento di una persona che si arrampica in un cantiere pubblico sopra un escavatore? Come potete legittimare un comportamento del genere? Allora, purtroppo... Non è protesta, e questo non ditemi che abbiamo esagerato, o ditemi che siete stati costretti, perché nessuno è costretto a far nulla e nessuno può andare in un cantiere pubblico, bloccare un servizio pubblico e rischiare la propria vita cadendo giù da un escavatore. In effetti è l'unico modo per farsi sentire, perché è già così, questo non basta, perché sarebbe dovuto restare su. Allora, lui rischia non solo la vita, rischia anche altro, e questo mi dispiace, ma l'ha messo in conto, no? Non possiamo fidarci di nessuno, cioè, è triste, no? Voglio dire che le istituzioni pubbliche, cioè che il comune non ci ascolti mentre deve ascoltarci, questo è molto triste. Mi permetta, parlare di fiducia, le è stato spiegato il progetto di circoscrizione l'altro anno, non due giorni fa. Delle condizioni sapevate a inizio marzo, quando uscite il comunicato stampa e l'ordinanza, e fate arrampicare un povero ragazzo là sopra e chiedete un appuntamento quando la demolizione è avviata. Scusi, capisce che è strumentale per il suo? Ma perché non è venuta il 28 febbraio? Noi avevamo appuntamento con lei, perché non è venuta in circoscrizione? Dice che non nega nessuno. Ma il progetto, perché non racconta le cose come stanno? Non c'era il progetto. Dice che gli ho scritto una mail dicendole che il progetto definitivo non l'avevamo, perché la sua richiesta era illustrare il progetto, ma se io non ho il progetto definitivo in mano, le illustro uno di fattibilità che potrebbe essere modificato nelle fasi successive? Poteva venire a spiegarci questo.